Ciao a tutti, siamo Filippo e Nadia di Posti nel Mondo. Oggi vi portiamo a Maio e a Fogo, due isole dell'arcipelago di Capo Verde. Siamo appena arrivati a Maio e a Maio dormiremo una notte in questo bellissimo posto, il Barracuda Maio, con Christoph. Sì, sto qui. Buon dia. E Muna. Ok, buon dia. E per girare Maio siamo venuti qui al Big Game perché affittano il quad. Oggi prendiamo il quad. Visto che il tempo non è dei migliori, anche perché dovete sapere che Maio è una isola in cui si va in spiaggia, c'è bel tempo, tutto. E noi surfisti. Ovviamente. Noi come sempre siamo fortunati. Oggi siamo arrivati a Maio, quindi sono arrivate anche le nuvole. Però ci sono anche altre cose da fare oltre che andare in spiaggia, tipo Correre sulle dune. Sono curioso di sapere cosa c'è oltre quel... cioè che cosa si vede oltre lì. Dovrebbe esserci il mare. Due coordinate per arrivare qui. Da Morrigno, la località Morrigno, ci cioè sarà un cartello con scritto Dunas. Voi andate di là, anche se in realtà non c'è una strada vera e propria. Voi seguite un po' le tracce, le impronte delle altre macchine o degli altri quad che sono passate di lì e arriverete qui, dalle dune. Da un punto un po' più in alto, da una duna un po' più alta, abbiamo visto che forse la strada continua. Forse sì. A meno, Nadia pensa che continua. Io ho deciso che... Nadia ha deciso che la strada continua e quindi riprendiamo il quad e andiamo ancora un po' in avanti. Ovviamente avevo ragione, la strada continuava lungo la costa, ma ormai è tardi e il sole si sta abbassando, quindi invertiamo la rotta e torniamo verso casa. E in effetti si è fatto buio e stasera ci aspetta una cena a base di pesce pescato proprio oggi, proprio dai gestori di questo bellissimo posto. Ah, buongiorno. Oggi forse il tempo è un po' più bello, vedete che c'è il cielo azzurro e quindi meglio perché andremo a vedere un po' di spiagge. E volevamo farmi vedere però prima la mini fattoria che Christoph e Muna qui del Barracuda Maio hanno due asinelli, un maiale, delle galline, dei galli e delle caprette, insomma tutto necessario per produrre latte, uova e quanto altro. Ready to go. Dopo una buona mezz'oretta, forse anche di più, di strade sterrate, in cui ci siamo mezzi persi, mezzi no, siamo arrivati a scoprire la prima spiaggia di oggi, che è Ribera Don Juan. La spiaggia è stupenda, ma non fermatevi alla prima. Dietro a un capannone di pescatori c'è un sentiero che porta una piccola caletta ancora più bella.
primo bagno fatto e ora riprendiamo il giro dell'isola in senso antiorario. Da Cascabulo abbiamo preso un sentiero tracciato sulla mappa verso questo posto qua, che è, vediamo se ci ricordiamo noi, perché... Laie Branca. Laie Branca, isola di Laie Branca, secondo me, se ho capito bene. Sì, perché che là davanti c'è un'isola. C'è un'isoletta là. Quindi quella è Laie Branca, però questa sarà più o meno avrà più o meno lo stesso nome. E qua spaccano le conchiglie per poi mangiarne il mollusco che c'è all'interno e lasciare conchiglie qua, quindi ci sono montagne di conchiglie. Esatto. Ci rimettiamo in marcia passando dalla costa occidentale che avevamo già visto. Per questo non ci fermiamo e proseguiamo dritti fino alla spiaggia di Ponta Preta, che avremmo voluto vedere la mattina, ma purtroppo non l'avevamo trovata. Ok, la nostra breve esperienza di Maio termina qui. Abbiamo avuto solo 24 ore per vederla. Vabbè, però abbiamo viaggiato bene, diciamo. E ce ne siamo innamorati, almeno. È molto bella, molto tranquilla, molto rilassata. Spiagge incredibili. Spiagge bellissime, le avete già viste. E tra l'altro tipo l'aeroporto più piccolo al mondo. E l'aeroporto, che è questo qua alle nostre spalle, da cui ora prenderemo l'aereo, è veramente, sembra una stazione del treno, ma di quei paesini abbandonati. È fantastico, una dimensione fantastica. E ora quindi riprendiamo il treno e andiamo facendo uno scalo a Santiago. Prendiamo l'aereo, sì. Sembra una stazione, ve l'ho detto. Prendiamo l'aereo verso Santiago e poi da lì prenderemo il volo per Fogo. Noi andiamo solo in aeroporti microscopici e tra l'altro è microscopico, ma c'è il terminal VIP. Ed eccoci arrivati sull'isola di Fogo, che è un'isola completamente diversa da Maio. Infatti l'isola è un vulcano, il Pico del Fogo, che infatti fogo vuol dire fuoco, quindi isola diversissima, tutta lava, sabbia nera. Siamo venuti subito in spiaggia, abbiamo mollato le valigie in hotel, l'hotel che vedete si vede da qua perché ha l'accesso proprio in spiaggia, quell'edificio rosso che ora vi faremo vedere anche meglio. E niente. Ora ci vediamo al tramonto, poi mangeremo, poi andando presto, che domani dobbiamo ancora capire che escursione fare, ma un po' comunque dovremo camminare domani. Esatto. Buongiorno. 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 Oggi sveglia molto molto presto, sono le 7, siamo già fuori dall'hotel perché andremo al vulcano. Quindi ora troveremo come. Sì, dobbiamo capire come arrivare fino a su e andremo a cercare qualche tassista, qualche alugher. Alugher non ce ne sono perché solitamente partono il pomeriggio e allora optiamo per il taxi. Come un tutapelle? Carlos. In un'oretta di viaggio, passando per strada a tratte spettacolari, il nostro nuovo amico Carlos ci porta fino a Chá de Caldeiras, l'entrata del Parco Naturale del Fogo. Avremmo preferito forse trovare un alugar che ci portava su, però non l'abbiamo trovato perché abbiamo scoperto, almeno il tassista ci ha detto, che gli alugar di solito portano le persone nel pomeriggio.
sulla sera e la mattina poi dopo scendono. E scendono la mattina, quindi... Quindi probabilmente se si vuole poi fare un bel giro o andare sul Pico Grande, potrebbe aver senso arrivare a San Felipe e venire direttamente una notte a dormire, così la mattina alle 6 si ci alza e si va a camminare. Invece noi non andremo sul picco più alto perché non ne siamo in grado, non siamo abituati. No, anche perché abbiamo letto che comunque è un percorso per escursionisti abbastanza esperti, ma faremo una passeggiata di circa 2 ore sul picco più piccolo, quello che si è formato nell'ultima eruzione del vulcano, che è stata 5 anni fa. Tutta quella là è la lava dell'eruzione del 2014-2015, che è stata l'ultima e che ha interrotto la strada. Infatti il tassista ci ha lasciato proprio alla fine della strada. Allora, noi dovremo salire in quella salita là, dietro quella montagnetta, quella segnata, e lì vedremo il picco piccolo. Siamo quasi in cima. Siamo arrivati nel punto più alto di questa escursione, siamo a 2070 metri e questo qua sotto è il Pico do Inferno, ovvero il cratere che si è creato, che si è formato con l'eruzione del 2014-2015. Praticamente da laggiù in fondo, dove finisce la strada, abbiamo camminato tutto lungo questo sentiero sulla costa del picco del Fodo. Siamo arrivati qua, che è il punto più in alto che faremo noi, che è il Pico Pequeno, e poi riscendiamo verso tutto quel sentiero e arriveremo poi là dove c'è quel paesino che si chiama Portelo. E stiamo per raggiungere Portela, che è questo paesino praticamente costruito nella lava, con la lava, sulla lava, e purtroppo anche alcune case sotto la lava ci sono finite. Il paesaggio è tragicamente spettacolare. Troviamo un sacco di case distrutte e sommerse dalla lava. La gente del posto, imperterrita, è tutta intenta a ricostruire il paese. E per mangiare siamo venuti qui a Casa Marisa, che è uno dei pochi posti dove poter dormire e che offre anche il servizio ristorante. Noi siamo rientrati in questo momento in hotel, siamo in camera, Nadia sta facendo la doccia, sono 2:30 e pensavamo di dedicare in realtà più tempo al vulcano, pensavamo di dedicarci tutta la giornata, invece è ancora presto, vorrà dire che ci faremo una dormita, un po' di siesta per recuperare anche dall'alta taccia di questa mattina, e poi andremo a fare un giro nel paese di São Felipe oppure un'altra passeggiata in spiaggia. Buongiorno, allora ieri pomeriggio alla fine ci siamo rilassati un po' in albergo, poi siamo andati un po' in spiaggia, siamo insomma. Siamo tutti il mood capoverdiano, esatto, ieri pomeriggio. Esatto, senza portare telecamere né niente. Oggi invece abbiamo questa ultima mattinata a São Felipe per visitare un po' il centro città, che è molto carino. Sì, molto bello, molto bello. São Felipe è forse la cittadina più bella tra tutte quelle visitate a Capo Verde. Quasi tutti gli edifici sono colorati e donano alla città un tocco da cartolina. Oggi c'è un sole caldissimo, non c'è vento. Persino il mare è mezzo calmo, quindi proprio non tira una bava d'aria. Stiamo patendo davvero tanto. Fa veramente caldo. E quindi andiamo un po' a visitare anche i musei, perché almeno sono al chiuso, al fresco, esatto, all'ombra. E cerchiamo di conoscere qualcosa di più sulla città, sul Fogo, sul vulcano, un po' su tutto. Visitiamo prima la Casa da Memoria, una collezione privata di oggetti, mobili e foto inerenti a São Felipe, messa in piedi da una signora svizzera.
Dopodiché entriamo al Museo Municipal de São Felipe. Qui vediamo i filmati originali dell'ultima eruzione del vulcano. E scopriamo i funcos, le case tradizionali di Chadas Caldeiras. E qui finisce il nostro video su Maio e Fogo. Abbiamo mangiato, abbiamo preso un taxi che ci ha portato qua all'aeroporto. Siamo di nuovo in uno degli aeroporti più piccoli del mondo. È bellissimo, a me questo sarà anche un po' per l'Azzurrino, mi ricorda uno stabilimento balneare quasi. E invece no, è un aeroporto che ci riporterà a Praia, cioè sull'isola di Santiago. Da lì poi domani mattina faremo uno scalo lì di una notte e domani mattina andremo a São Vicente. Però São Vicente non sarà in questo video, ma sarà in un altro. Sarà nel prossimo video. Quindi ciao e restate collegati su Passione del Mondo e ci vediamo a São Vicente. Ciao!